A un anno dalla tragica scomparsa, le lavoratrici e i lavoratori della Betafens hanno reso omaggio a Tonino Fanesi, loro collega dal 1999 fino a settembre 2020. Tonino Fanesi, operaio metalmeccanico, poco dopo l'inizio della vertenza Betafens, quando ancora si paventava la delocalizzazione, spinto dalla necessità di lavorare per far fronte ai bisogni familiari, essendo padre di tre figlie e unico a lavorare, decise di andare a trovare fortuna altrove, andando a lavorare alla vicina metallurgica, dove il 13 settembre dello scorso anno ha trovato la morte, schiacciato da una macchina. Lo ricordano con dolore e rabbia perché non si può morire sul lavoro. Nell'anno 2022 le morti sul lavoro in Abruzzo sono raddoppiate rispetto all'anno precedente e solo nella nostra provincia contiamo 7 morti, tanto da spingere i sindacati a chiedere una giornata per i morti sul lavoro. Sì, l'idea è quella, la volevo comunicare anche al presidente D'Angelo, ho provato a contattarlo, ma lo faremo nei giorni prossimi, di istituire almeno in provincia di Teramo il 13 settembre come ricordo delle morti sul lavoro. Purtroppo sono delle date come quello della Shoah e come tante altre date che ci sono già in essere, ma questo significa ricordare questo giorno, appunto, la figura di Tonino e non solo quella di Tonino, per bandire definitivamente questa drammatica mattanza delle morti sul lavoro. Quindi l'idea è anche quella di istituirlo proprio come provincia di Teramo, la giornata della memoria delle morti sul lavoro. Ricordo di Tonino, un gran lavoratore, una persona seria, un padre di famiglia. Io adesso non conosco la famiglia, però per come lo conoscevo sul lavoro posso immaginare che genere di padre poteva essere, una persona veramente in gamba. E niente, che devo dire? Queste sono cose che purtroppo all'ordine del giorno, perché oggi per il profitto, per guadagnare di più, io parlo delle aziende ovviamente, perché tanto l'operaio, il povero Tonino ci ha rimesso la pelle, ma lo stipendio era sempre quello, insomma. Al di là di questo, comunque non è giusto per profitto mettere in pericolo la vita delle persone, insomma. Purtroppo questo anche da parte degli operai si dovrebbe essere più cosciente di queste cose e magari rifiutare certe pratiche.